Siamo al quarto giorno dell'Open Week, un'iniziativa che sta riscuotendo tanto successo anche da parte dei ragazzi, con molto apprendimento e anche curiosità. Sì, siamo particolarmente soddisfatti di come questo percorso, che ha avuto inizio appunto lunedì 16, si stia sviluppando nell'arco di queste giornate, nelle quali i nostri studenti, che sono già tutti studenti prossimi al diploma, hanno avuto e continueranno fino appunto a venerdì ad avere l'opportunità di confrontarsi non solo con il mondo universitario, con i rappresentanti di molte università italiane che sono venute qui appunto a presentare i propri piani dell'offerta formativa relativi ad una molteplicità di facoltà che possono rientrare nelle scelte che questi ragazzi tra non molto andranno a compiere. Ma è stata anche una settimana fortemente arricchita dalla presenza anche degli ordini professionali. L'ordine dei farmacisti, l'ordine degli ingegneri, avremo l'ordine dei medici, oggi c'è il presidente della Camera Civile che porta anche il saluto del presidente dell'ordine degli avvocati, ma abbiamo ancora oggi un istituto di alta formazione artistica che è l'Istituto Toscanini di Ribera, che peraltro si presenterà ai ragazzi ma li intratterrà anche con un concerto. Conoscere intanto in senso ampio e quasi totale l'offerta formativa universitaria, ma soprattutto di fare un'attenta riflessione su quello che l'orientamento sotto un profilo formativo significhi in maniera oltremodo profonda, quello di saper comprendere le proprie inclinazioni, le proprie potenzialità, sapere anche costruire per se stessi un progetto di vita nel quale ovviamente la scelta di una futura professione sarà il momento forse più importante e qualificante di un futuro che dovranno loro stessi costruire. E noi oggi seguiremo un concerto degli studenti più promettenti, ed eseguiremo brani tratti dai vari repertori, quindi classico, jazz e pop rock, perché l'istituto, oltre ai normali corsi tra virgolette classici, ha anche aperto il dipartimento jazz 4 anni fa, che va a gonfie vele, e l'anno scorso, cioè quest'anno in verità, il dipartimento pop rock, con le classi di canto pop rock, chitarra, basso e pianoforte pop rock. Comunque consiglio molto il conservatorio in generale, perché comunque tutti i corsi possono offrire una formazione completa anche per inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi adesso andremo a fare un concerto che illustra tutti i vari corsi. Sono tanti? Ci sono i corsi classici, sono 28 corsi. La sua esperienza com'è al Toscanini? È andata bene? Sì, è un'esperienza positivissima, infatti con l'aiuto del mio maestro in un anno sono riuscita a migliorare le mie doti canore e anche performative. Al di là di tutto, un consiglio sempre valido, una legge universalmente valida, è quella di seguire le proprie inclinazioni, quindi sempre mettere la propria inclinazione come prima cosa. Sicuramente l'alta formazione professionale è puntare su un percorso di studi che possa procurare anche un ambiente sereno di studio, di lavoro, è una cosa molto importante. Oggi sicuramente si vedrà sia a livello tecnico ciò che noi abbiamo studiato durante tutti questi anni, ognuno nella propria parte, ma anche possiamo anche mettere in mostra tutta quella che è la nostra coesione, perché musica significa anche coesione, quindi una strada che darà a chi la sceglierà tantissime soddisfazioni. La Cattolica ha sempre dato molto interesse a questo liceo, in quanto spesso ha prodotto molti studenti di questa università,
L'iniziativa di quest'anno è assolutamente eccezionale nei suoi propositi, c'è una settimana di orientamento da offrire a tutti gli studenti e noi siamo contenti e onorati di essere qui, io personalmente in quanto ex studente e i miei colleghi molto felici di questa organizzazione assolutamente eccezionale e dell'ascolto che ci hanno offerto i ragazzi. Intanto io desidero portare il saluto dell'avvocatessa Giuseppe Piazza, che è presidente della Camera Civile Agrigento e come presidente onorario della Camera Civile mi ha delegato a fare questo intervento sul valore della professione. Il consiglio che io desidero dare è fare il lavoro che entusiasma, cioè il lavoro deve essere un hobby. Se il lavoro è un hobby, dunque, se a questi ragazzi, e io illustrerò le difficoltà, ma le grandi soddisfazioni, i grandi successi di fare l'avvocato, se per loro fare l'avvocato è un hobby, una passione, un divertimento, allora io consiglio di fare l'avvocato.